Dopo l'attentato di Genova, il ministro dell'Interno parla del rischio di una escalation del terrorismo. L'allarme è serio, ha detto Anna Maria Cancellieri, che non esclude l'impiego dei militari per difendere obiettivi sensibili. Giovedì convocato un vertice del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Nel vertice al Quirinale, Napolitano e Monti puntano alla fase 2 per le riforme. Il capo dello Stato e il Premier sono d'accordo per accelerare su partiti, istituzioni e legge elettorale. Restano intanto le preoccupazioni per la crisi economica. Tripoli lancia l'allarme, a breve potrebbero riprendere gli sbarchi sulle coste italiane. Migliaia di immigrati e africani starebbero premendo al confine con l'Egitto per poi raggiungere il nostro paese. Il ministro degli esteri Terzi domani a Bruxelles punta ad un coinvolgimento dell'Unione Europea nella gestione dell'emergenza. Ultima domenica di campionato, grande festa a Torino per lo scudetto della Juventus. Ci sono altri verdetti sul campo, resta da decidere chi andrà in Champions con i bianconeri e il Milan. Incertezza anche in zona retrocessione. Le 7:29 minuti, buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. In primo piano l'allarme terrorismo lanciato dal ministro dell'Interno Cancellieri. Secondo la responsabile del Viminale ci sarebbe il rischio di una escalation di violenza, come testimonia l'attentato nei giorni scorsi a Roberto Adinolfi e come confermato poi dalla rivendicazione fatta dal gruppo anarchico. Un allarme, quello lanciato dal ministro Cancellieri, condiviso anche dalla sua collega di governo e il ministro della giustizia Paola Severino. Vediamo. Contro il possibile rischio terrorismo, il governo è pronto a mettere in campo l'esercito. È quanto dichiara il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, che oggi in un'intervista a Repubblica anticipa alcune proposte che il Viminale metterà sul tavolo giovedì nella riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si lavora già alacremente per mappare gli obiettivi sensibili e intraprendere le prime misure contro la minaccia di nuove azioni armate. Un rischio considerato concreto dopo la rivendicazione per l'agguato all'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, firmata da una nuova cellula aderente alla FAI, la Federazione Anarchica Informale. Nel documento si annunciano altre 7 azioni e si indicano i prossimi obiettivi. Le altre aziende facenti capo a Finmeccanica, definita una piovra assassina dai 1000 tentacoli. Un documento attendibile, ha ribadito ieri la Cancellieri, affermando che il rischio escalation esiste. Il personale a nostra disposizione è limitato e il ricorso all'esercito è una possibile soluzione, spiega la titolare degli interni, aggiungendo che oltre a Finmeccanica e le sedi Equitalia, le misure di sicurezza saranno estese ad altri luoghi e persone, a cominciare probabilmente dai manager delle aziende Finmeccanica, poi forse i cantieri Notav, le banche, multinazionali e istituzioni che negli anni sono finite nel mirino degli anarchici. Già ieri il Dipartimento di Pubblica Sicurezza aveva emanato una circolare a questori e prefetti per innalzare la guardia e potenziare le attività di vigilanza. Sul fronte delle indagini, occhi puntati sugli ambienti eversivi. Si riesaminano tutte le azioni degli ultimi anni rivendicate dalla FAI, la galassia dei gruppi antagonisti presenti sul web. Si percorre anche la pista greca. Nella rivendicazione della FAI si faceva esplicito riferimento agli anarchici delle cellule di fuoco in carcere in Grecia. E proprio in un documento di alcune settimane fa a loro attribuito si parla proprio di manager come possibili obiettivi. Secondo la Cancellieri, gli anarchici entrati in azione in Italia sarebbero nuove leve, giovani che hanno un rapporto lontano con quello che accadde negli anni 70. Nessun legame quindi con il terrorismo cosiddetto storico, è un consenso ristretto, secondo il ministro, che tuttavia invita la politica a prendere con decisione le distanze dalla violenza contro la tentazione più grande, che si diffondano atteggiamenti di condiscendenza. E allora lo avete sentito, a fare crescere la tensione sociale e le proteste contro Equitalia. Nei giorni scorsi ci sono stati vari attacchi contro alcune sedi italiane dell'Agenzia delle Entrate. Gli ultimi episodi, ieri a Livorno, contro la sede sono state lanciate 2 bottiglie incendiarie. Equitalia sotto tiro e il ministro della giustizia Severino ammonisce: pagare le tasse è un dovere, chi colpisce Equitalia colpisce lo Stato. Le fa eco il vice ministro all'economia. Equitalia non è un antagonista, Equitalia è lo Stato che cerca di tutelare tutti i cittadini, che tutti pagano ciò che è dovuto, quindi errori possono capitare, ci scusiamo, però non è possibile pensare che se lo Stato chiede ai cittadini di pagare ciò che devono pagare, ecco, venga accusato come un nemico. Dopo gli episodi di Roma, Napoli, Milano, Vicenza, Viterbo e Palermo, solo negli ultimi 2 giorni, venerdì notte sono state lanciate 2 bombe Molotov contro la sede di Livorno.
Due ordigni rudimentali fatti con bottiglie di birra piene di benzina che hanno provocato soltanto un piccolo incendio e lievi danni. Gli investigatori lo definiscono un atto intimidatorio e grazie ad una telecamera piazzata all'ingresso qualche mese fa, dopo altri due episodi contro l'agenzia, possono contare sulle immagini che ritraggono un gruppo di ragazzi in fuga, 6 o 7, probabilmente appartenenti all'area anarchica informale. Appena venerdì Equitalia in una nota aveva definito irresponsabile chi accusa l'Agenzia delle Entrate. Il Premier Monti intanto ha annunciato che giovedì prossimo incontrerà il Presidente dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, per esprimergli vicinanza e solidarietà, ma il governo potrebbe anche intervenire alleggerendo le modalità di riscossione. In primo piano nella politica ci sono le riforme istituzionali, un tema delicato, questo proprio per gli equilibri delle forze politiche. Ne hanno parlato ieri al Quirinale il Premier Mario Monti, ricevuto dal Capo dello Stato. Sentiamo cosa si sono detti. Non solo tagli, tasse e crescita, ma anche riforme, così come chiede da sempre il Presidente della Repubblica. Ieri il Premier, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Catricalà e il Ministro per la Pubblica Amministrazione Patroni Griffi hanno riferito al Capo dello Stato sul cammino delle riforme istituzionali. Napolitano segue con attenzione l'iter, anche perché il tempo stringe, bisogna avviare le riforme prima dell'estate, altrimenti potrebbe essere tutto inutile. Ecco perché il vertice al Quirinale con Monti sembra quasi un messaggio diretto alla maggioranza, perché non si perda in lungaggini, ma i partiti, soprattutto il PDL, sono ancora alla ricerca di un nuovo posizionamento verso l'esecutivo dopo la delusione del voto amministrativo. Il Popolo della Libertà marca la distanza da Palazzo Chigi. L'ex ministro La Russa ieri ha parlato di sostegno critico. Un borbottio che Mario Monti segue con freddezza e ripete: andiamo avanti con le nostre decisioni, forte anche dei provvedimenti per promuovere la solidarietà sociale e le imprese in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. E come è evidente dagli sbarchi degli ultimi giorni sulle coste siciliane, sembra essere scattata nuovamente l'emergenza immigrati. A lanciare l'allarme ieri anche il ministro degli esteri libico, ieri a Roma, dove ha incontrato il nostro ministro degli esteri Terzi, ministro degli esteri Terzi, che domani a Bruxelles sottoporrà la questione al Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea. Vediamo. Nella Libia del colonnello Gheddafi c'era la tecnica del rubinetto, che consisteva nell'aprire e chiudere le frontiere a piacimento e consentiva al regime libico di dosare le partenze degli emigranti, trasformandoli in arma di ricatto nei confronti dei paesi europei, con l'Italia inevitabilmente in primo piano nello sforzo di contenere i flussi nei momenti di piena. Nel 2011, anno rivoluzionario, più di 60.000 immigrati clandestini sono arrivati in Italia via mare, e centinaia, forse più di 1.500 persone, hanno perso la vita nel tentativo di traversata. Nei primi 4 mesi del 2012 il flusso si è quasi arrestato, poco più di 2.000 gli arrivi registrati finora, ma vi sono segnali che fanno temere una ripresa delle partenze, ha avvertito il ministro degli esteri del nuovo governo libico, Ashur Bin Kayal, che in visita a Roma ha indirizzato il suo messaggio all'intera Europa: non ci lasciate soli, perché non potremo far nulla per impedire nuove ondate. Un allarme e una richiesta di aiuto che il ministro degli esteri Giulio Terzi si è impegnato a riportare domani a Bruxelles nel previsto incontro dei ministri degli esteri dell'Unione. Serve un piano urgente dell'Europa e un intervento dell'ONU, che verrà sollecitato dallo stesso Terzi in un incontro a New York con il segretario generale Ban Ki-moon. Intanto l'Italia lavora insieme alle autorità libiche al sistema integrato di controllo dello spazio aereo e marittimo, che ha come obiettivi principali il controllo delle frontiere meridionali della Libia e la formazione di personale che in futuro possa gestire in modo autonomo i flussi di emigrazione. E c'è un'altra emergenza che ci tocca da vicino, lo sapete, è l'emergenza lavoro. Secondo le stime della CGIL, dall'inizio dell'anno ad aprile sono 470.000 lavoratori che sono stati messi in cassa integrazione. Il governo ha risposto in questi giorni con il piano da 2 miliardi e mezzo destinato soprattutto al sud, agli anziani e ai giovani disoccupati, e annuncia anche presto una riforma della sanità pubblica. Il servizio.
Con crudezza statistica viene chiamato taglio salariale. Da inizio anno ad aprile a 470.000 cassintegrati è costato 2.600 euro a testa, 1 miliardo e 200 milioni di euro complessivamente. In tutto la cassa ha raggiunto 322 milioni di ore che, se continua così, a dicembre saranno record. La CGIL, che ci tiene a non farsi sfuggire nulla, ha fornito queste cifre che lanciano l'ennesimo allarme sul lavoro che non c'è. E nelle cosiddette tensioni sociali finisce ormai dentro di tutto vite e numeri. Perciò vedere spuntare proprio adesso 2 miliardi e 300 milioni di euro per di più da destinare al Sud non lascia indifferenti. Dopo il rigore è il momento della solidarietà, ha affermato Monti. Varando il piano, il Consiglio dei Ministri ha trovato i soldi riprogrammando le risorse comunitarie, che solo nel 9% dei casi vengono spese. Una questione paradossale, per non dire imbarazzante. Con 1 miliardo si punta ad avere più posti negli asili nido, si lotterà contro l'abbandono scolastico, si assisteranno meglio gli anziani non autosufficienti. E si dovrebbe rendere più facile ai giovani del meridione studiare, lavorare o avviare un'impresa, sperando che a fine anno non si arrivi a quel record tanto temuto dalla CGIL e non solo da lei. Dopo 3 tentativi falliti di formare un nuovo governo, la Grecia rischia seriamente di uscire dall'euro e la Germania, con la linea dell'intransigenza della cancelliera Angela Merkel, avverte: senza un governo affidabile, niente aiuti. Falliti tutti e 3 tentativi di formare il governo, per la Grecia inizia il conto alla rovescia. Tra poche ore l'82enne presidente Papoulias si giocherà l'ultima carta in un vertice con i leader dei 3 partiti principali. Tsipras della sinistra radicale, Samaras di Nuova Democrazia e Venizelos dei socialisti e del PASOK. Le posizioni restano lontane e per formare una maggioranza in grado di affrontare le sfide economiche europee per stabilizzare il paese, Nuova Democrazia e PASOK da soli non bastano. L'alternativa sarebbero nuove elezioni il 10 o il 17 giugno, ma potrebbero portare all'uscita definitiva di Atene dall'euro. Un'opzione che, a detta del commissario europeo agli affari economici Rehn, del presidente della Bundesbank Weidmann e del ministro delle finanze tedesco Schäuble, per chi resta nella moneta unica rappresenterebbe ora il male minore. O i greci rispettano i patti o devono uscire, avverte il presidente della Commissione europea Barroso. Prevale dunque la linea dura fortemente voluta dalla Germania. Del resto, secondo il membro irlandese della Banca Centrale Europea, Honohan, il ritorno della Grecia alla dracma non sarebbe un evento fatale per l'Unione. Certo, si tratterebbe di un colpo pesante alla fiducia dell'Eurozona, ma potrebbe essere tecnicamente gestibile. È ovvio, ha poi precisato, che stiamo lavorando tutti per evitarlo. Se la Grecia non rispetterà l'accordo con Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale sull'adozione delle misure di austerity in cambio degli aiuti, Atene non avrà più un euro in cassa in sole 6 settimane. A lanciare l'allarme è il vice premier del governo uscente Pangalos, che in un'intervista al Sunday Telegraph, oggi in edicola, confessa di essere molto spaventato da quello che succederà dopo che gli elettori hanno votato in massa, il 66%, per le formazioni anti-austerity e di fatto hanno bocciato alle elezioni di domenica gli accordi con Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. Vedremo tra poco se il presidente riuscirà a giocarsi bene l'ultima chance per formare il nuovo governo di salvezza nazionale. E nonostante le parole e gli ammonimenti del presidente Barack Obama, non sembra vadano meglio le cose anche negli Stati Uniti. La JP Morgan, infatti, la più grande banca d'affari del mondo, ha bruciato, pensate, 2 miliardi di dollari speculando con prodotti ad alto rischio, i derivati. Vediamo il servizio. 2 miliardi di dollari di perdite, forse 3, di nuovo giocando sui derivati e di nuovo con una grande banca d'affari americana coinvolta, la JP Morgan, quella uscita meglio dalla crisi del 2007 che ha messo in ginocchio l'economia mondiale. La vicenda nasce nella sede di Londra ed ha tutti i connotati che hanno portato il sistema finanziario della maggiore economia del mondo quasi al collasso. Tutto parte dall'eccesso di potere concentrato nelle mani di pochi trader. Oggi il colpevole è un francese, Bruno Exil, che muove capitali immensi, tanto da venire soprannominato la balena, onnipotente ed arrogante ed autodefinirsi capace, testuale, di fare miracoli come Gesù e considerato talmente senza scrupoli da avere anche un secondo soprannome che rimanda all'incarnazione del male in Harry Potter, Lord Voldemort. Soprattutto, ancora una volta come nel 2007, i vertici della banca arrivano tardi e lo Stato, le autorità di controllo, non esistono. Ora il Senato americano valuta se vietare alle banche di sistema, quelle che poi è costretto a salvare con i soldi dei contribuenti, di giocare con prodotti ad alto rischio come i derivati,
mentre Obama, che in campagna elettorale fa comizi spiegando che il malessere europeo rischia di contagiare l'economia americana in ripresa, deve tornare a guardare ai problemi di casa sua. Ultimi 90 minuti di campionato, stiamo parlando di sport, di calcio. Lo scudetto, ormai lo sapete, è già stato assegnato alla Juventus, che oggi festeggerà Torino con i suoi tifosi, mentre sarà deciso proprio negli ultimi istanti a chi dare, a chi assegnare un posto nella Champions. Vediamo. Volata a 4, un piccolo playoff con vista sull'Europa. 3 gare e 27 combinazioni possibili. All'Udinese basta un punto a Catania per la certezza del terzo posto e della seconda qualificazione di fila ai preliminari di Champions League. Nella volata finale ci siamo anche noi. Cercheremo di avere le gambe giuste, la testa giusta e il cuore giusto. Lazio, Napoli e Inter sperano nella voglia dei siciliani di chiudere la stagione con una vittoria. La formazione di Montella raggiungerebbe quota 51, eguagliando il numero di punti della stagione 60-61, la migliore di sempre nella storia del club rosso-azzurro. Friulani comunque in Champions anche con una sconfitta, a patto però che il Napoli non batta il Siena e che Lazio-Inter finisca in parità. Bisogna trovare delle risorse giuste per giocarcela fino alla fine nel modo giusto, come abbiamo sempre fatto poi in questi 3 anni. Ultime possibilità di agganciare il terzo posto anche per la Lazio. All'Olimpico contro l'Inter i biancocelesti ritrovano Klose titolare. Se vogliamo avere ragione di questa squadra, bisogna metterli chiaramente in difficoltà. Non possiamo stare lì ad aspettare quello che fa l'Inter. Inter senza Zárate e l'infortunato Sneijder. Stramaccioni torna nella sua città con buone sensazioni per lo scontro diretto, ma soprattutto per il futuro. Credo sia un momento che sia il preludio di una rinascita. Ai nerazzurri occorre un miracolo, lo stesso che servirebbe a Lecce per evitare la Serie B. Nella volata salvezza sta decisamente meglio il Genoa. Ai rossoblù sarà sufficiente non perdere con il Palermo per condannare i salentini alla retrocessione. Nel pomeriggio ci sarà invece spazio per i festeggiamenti della Juve. A Torino il presidente della Lega Beretta consegnerà la Coppa dello Scudetto a Del Piero. Il capitano bianconero giocherà dal primo minuto contro l'Atalanta. Poi, insieme ai compagni, saluterà i tifosi dal pullman scoperto che attraverserà il centro città. Domenica degli addii, Del Piero, ma non solo. A San Siro il congedo dei milanisti Seedorf, Gattuso, Nesta, Van Bommel, Zambrotta e Inzaghi. La fine di un'era, aspettando Montolivo, come annunciato da Allegri. E sarà una domenica importante anche per quanto riguarda i motori, a cominciare dalla Formula 1 con il Gran Premio di Spagna. Lewis Hamilton ha perso la pole position e partirà così in ultima fila perché è penalizzato. Invece prima fila per la Ferrari di Alonso, ottava per l'altro ferrarista Felipe Massa. Applausi, soddisfazione dipinta sul volto e un giro mostruoso sotto il minuto e 22. Tutto inutile per Lewis Hamilton, che sul circuito del Montmeló scivola sul regolamento perdendo la pole. L'inglese della McLaren viene retrocesso all'ultimo posto quasi 5 ore dopo i festeggiamenti per la prestazione maiuscola. Dai box gli viene ordinato di fermare la macchina subito dopo il traguardo per conservare il minimo richiesto di benzina. Poi viene convocato dai commissari FIA e aspetta la decisione. Penalizzato dalla giuria perché all'interno della sua monoposto la quantità di carburante non era a norma. Con Hamilton sul fondo della griglia di partenza del Gran Premio di Spagna, sarà il venezuelano Maldonado a scattare dal pole position con la sua Williams. Un regalo eccezionale dopo un passato disastroso in cui regnava soprattutto lo scetticismo intorno a Maldonado. Arriva così la grande chance della prima fila anche per Fernando Alonso, che aveva fatto segnare il terzo tempo con 1:22.302. Per il campione di Oviedo, la possibilità di sfruttare una Ferrari rinata dopo le ultime modifiche con il lungo lavoro svolto a Maranello. Solo ottava fila invece per l'altro ferrarista Felipe Massa. Alle spalle di Maldonado e Alonso partiranno le Lotus Renault di Grosjean e Raikkonen. Manca l'appello dei grandi Sebastian Vettel, solamente settimo. Problemi con le gomme morbide per il campione del mondo e la Red Bull. Al suo fianco in quarta fila Michael Schumacher. Dalle 4 ruote alle 2 ruote nella Superbike si corre il Gran Premio di Gran Bretagna a Donington con diretta sulla 7. Delusione Ducati a Donington Park. La prima fila è tutta composta da moto a 4 cilindri. La Kawasaki di Sykes, le BMW di Aslam e Melandri, l'Aprilia di Biaggi. La Super Pole è andata all'inglese Sykes, che ha così portato a 4 le pole position conquistate nei primi 5 appuntamenti stagionali. Ottimisti in vista delle 2 gare di oggi gli italiani Melandri e Biaggi.
Forse con la gomma da gara avrei potuto fare qualcosa meglio, ma non credo, arrivare ai tempi degli altri due. Però bene, siamo messi credo abbastanza bene, domani sarà una gara incerta perché non vedo nessuno che possa dominare completamente e speriamo di essere là davanti a lottare fino alla fine. Tutta la fatica che abbiamo fatto il weekend non è male alla fine, sì sì. La 7 si collegherà in diretta con Donington Park a partire dalle ore 12:15. Le 7:48 minuti, il telegiornale finisce qui, la prossima edizione alle 13:30, subito dopo la pubblicità torna Mario Giuliacci con le previsioni del tempo, a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Andrea Pancani. A tutti voi una buona domenica e auguri a tutte le mamme. Grazie.